Che ne dite di una classifica delle versioni live action del Joker? Prima però ricordate di iscrivervi al nostro canale, attivando anche la campanella degli avvisi. Sappiamo che è un materiale scivoloso quello del Joker. Ognuno ha il suo preferito, quello per cui stravede e si strapperebbe i capelli. E in effetti ci sono eccelse interpretazioni del personaggio, tra autorialità del regista e bravura dell'attore. Diciamo che cercheremo di essere democratici nella scelta, ma dicendo fin dall'inizio che le prime tre posizioni comunque si equivalgono per forza di cose. Tutto questo aspettando ovviamente la versione di Barry Keoghan, intravista nella scena eliminata di The Batman. Perciò lanciamoci in questa piccola classifica delle versioni live action del Joker, facendo fin da subito un grande applauso a Mark Hamill per la sua splendida versione animata del personaggio. Sull'ultima posizione siamo tutti d'accordo. Il Joker di Jared Leto è stato davvero odiato da chiunque. Apparso qua e là in un film pessimo come Suicide Squad, non è riuscito per niente a restare impresso. O meglio, lo ha fatto, ma per i motivi sbagliati. La versione da simil pappone era poco in linea con il personaggio, e il suo overacting continuo non aiutava. Oltretutto la sua sembrava una pazzia gratuita, solo perché così doveva essere, senza dare mai un vero senso al personaggio. Ne ha acquistato un minimo di più nella versione di Snyder della Justice League. In quel caso è tornato un po' sulla retta via, ma era ormai già troppo tardi. Ora passiamo alla televisione, perché in Gotham abbiamo visto un giovane Joker interpretato da Cameron Monaghan. In effetti una versione comunque convincente di un volto grottesco e mutilato. Un Joker dalle ambizioni minori, ma non per questo meno valido. Soprattutto nella sua attinenza al fumetto con la caduta nella pozza di acido della Ace Chemicals. Un buon lavoro contando lo spazio a disposizione, che ha comunque trovato un piccolo spazio anche nel cuore dei fan. Restiamo in TV e andiamo sul classico, per il Joker della serie su Batman diventata ormai cult. È il turno infatti di Cesar Romero e il suo clown anni 60. Ovviamente la sua versione è legata in maniera indissolubile al periodo del prodotto seriale, ma in qualche maniera è sopravvissuta negli anni, riuscendo comunque a diventare iconica. Certo, rivista adesso fa sorridere, ma il suo Joker a metà tra sciocchezza e follia ha avuto un grandissimo impatto nella visione collettiva del personaggio. E adesso arriviamo a lui, allo standalone che ha conquistato pubblico e critica. Il Joker di Joaquin Phoenix ha trovato il proprio posto in un pantheon già enorme del personaggio, un disturbo mentale che diventa sociale, dando inizio ad una vera e propria rivoluzione. Un Joker anche meno cattivo, se vogliamo, che porta avanti la sua idea di vendetta contro chi gli ha fatto del male. Una vendetta che paradossalmente ispira la società a ribellarsi. E Phoenix è riuscito ad incarnare alla perfezione questo malessere sociale sul proprio volto. Una risata dolorosa, la sua, che fa trasparire quanto abbia sofferto e quanto reputi ingiusta la società di Gotham. E poi l'unico ed inimitabile Jack Nicholson. Un Joker che ha spazzato via qualsiasi concorrenza, riuscendo ad essere fumettoso e spietato al tempo stesso. Una versione che è adorata da chiunque, sia grazie alla visione di Tim Burton, sia per la splendida performance di Nicholson. Gigione e coloratissimo, questo Joker prende tanto dalla controparte fumettistica per trovare poi la propria strada. Man mano che la sua storia prosegue, infatti, lo vediamo compiere i gesti più spietati, ma sempre con una vena volutamente quiche e esagerata. Tante le scene iconiche che lo vedono protagonista, soprattutto quella dell'ingresso al Museo di Arte Contemporanea, un modo per dire che il cinecomic stava per sradicare tutto il vecchiume precedente e stava per farlo in grande. Ci abbiamo ragionato tanto, ma non potevamo che chiudere con lui, con Heath Ledger. Un Joker che ha spazzato via qualsiasi dubbio precedente sull'attore, che è rimasto icona del personaggio per anni e probabilmente per sempre. Ledger ha alzato l'asticella in maniera vertiginosa, dando una sua personalissima versione del personaggio, cinico e consapevole del proprio ruolo, animato da una follia anarchica senza pari e senza freni. Battute diventate storia del cinema, così come l'origine delle sue cicatrici. Un personaggio che vuole soltanto vedere il mondo bruciare, incarnando l'essenza più distruttiva del Joker. Questa era la nostra classifica dei Joker visti al cinema e nelle serie TV. Ma voi siete d'accordo? Qual è il vostro Joker preferito? Ditecelo nello spazio commenti qua sotto.